Presidente Paris, è anche difficile commentarla questa partita perché l'Avezzano, a parte i primi 20 minuti, non è che l'avesse giocata male, però quando non gira come oggi non c'è niente da fare. Sì, abbiamo preso troppi pali, troppe traverse. Ho visto comunque una grande squadra nel primo tempo, il rigore è sbagliato, io immagino. Troppo bravo Cerone oggi per non essere vero, no? Io te la dico così, insomma. L'amarezza oggi è prevalente, non pensavo di finire oggi il percorso nei playoff. Vediamo quello che sarà il futuro, insomma, noi decideremo da qui a fine mese se fare lo stesso la domanda di ripescaggio oppure no. È chiaro che tra le perdenti playoff nazionali si ha il diritto per farla, però facciamo parte di un raggruppamento che è il terzo residuale, quindi sicuramente ci sono tanti posti in C da occupare e valuteremo le problematiche delle altre società per capire se economicamente abbiamo la possibilità. Ringrazio comunque tutti perché effettivamente questa è stata una stagione importante. Terzo posto assoluto, miglior difesa, bomber del campionato, la squadra meno battuta del campionato, quindi insomma credo che sono numeri importanti. Peccato per l'inizio, altrimenti qualche giorno fa avremmo fatto un altro finale. Mi dispiace, ma pazienza. Se possiamo strapparle un sorriso, una bella notizia è un dei marsi come ultimamente forse non si era mai visto, forse solo nei derby. Sì, ringrazio infatti gli avezzanesi marsicani che sono venuti a vedere i biancoverdi, mi auguro che questa cosa possa ripetersi anche nel futuro. Ovviamente mi prendo sinceramente 15 giorni di pausa, aspetto 25-26 di maggio per capire anche insomma il da farsi pure per me, perché vorrei, insomma, voglio ragionarci su, perché sono 8 anni di presidenza, quindi per me sono tanti. Dirò al vicepresidente D'Alessandro alcune cose, insomma mi auguro che lui voglia ancora di più avere la forza e la volontà di continuare, ma dopo certe sconfitte ti fa male e ti segna in negativo, quindi insomma voglio prendermi un po' di tempo, almeno 3 settimane. Un punto interrogativo dunque anche su Paris, presidente Lavezzano in futuro? Ma devo semplicemente rendermi conto della volontà, no? Fare il presidente come lo faccio io è impegnativo, quindi ho bisogno proprio di ragionarci fino al 25-30 di maggio.